Amiche ed amici di Trash Talkers, bentornati a L'Italia si desta. Oggi parliamo di Daniel Hackett. Daniel Lorenzo Hackett è un giocatore classe 87, 1,98 m per 94 kg. Daniel quest'anno è fresco di firma presso l'Olympiakos, dove andrà ad apprendere i segreti di un grande giocatore quale Vasilis Spanoulis. Daniel ha iniziato la sua formazione cestistica a livello semiprofessionistico in America, dove prima frequenta l'high school e poi viene scelto da USC, dove per 3 anni ha giocato assieme al gente del calibro di DeMar DeRozan, Taj Gibson e addirittura quel mitico OJ Mayonnaise che tanto piace al nostro caro Stizza. Durante questi anni si è dovuto confrontare con i più grandi talenti della pallacanestro universitaria. Parliamo di Russell Westbrook, Kevin Love, Kevin Durant, ma soprattutto con il Barba Harden, che allora aveva molta meno barba, molta più pancia, ma ha dovuto fronteggiare Hackett diverse volte, essendo anche lui in una squadra appartenente alla Pac-10. In uno di questi scontri, Daniel riuscì a limitare il Barba, pur senza segnare alcun punto. Questo vi deve dare solo un'idea di quello che è Daniel come giocatore. È un atleta veramente, veramente emotivo, un atleta in grado di gettare il cuore oltre all'ostacolo, motivato dai giocatori più forti di fronte a sé e in grado di trascinare la sua squadra nei momenti di difficoltà. Un esempio? Andiamo avanti di qualche anno, quando a Siena, Daniel, nonostante i vari problemi che colpiranno la società senese in quegli anni, riuscirà a trascinare la squadra alla vittoria dello scudetto, disputando una stagione veramente sfavillante e meritandosi anche il premio di MVP. Giocatore strutturato fisicamente, in grado di finire molto efficacemente al ferro, con un tiro da tre che può mettere se è in fiducia, ma è uno di quei giocatori che veramente vive con animo e emotività le partite. Daniel è un giocatore veramente straordinario, con delle qualità uniche, che addirittura viene definito da Federico Buffa. Lo trovo sincero, e che gli costa carissimo, perché la sincerità è una gran cosa, ma non solo nel suo mondo. È selvatico, veramente selvatico, perché non pensa, cioè chi gli fa i testi a lui. Però ho una simpatia naturale per uno che è come fatto lui. Ok, forse non è il miglior tiratore da tre della nostra nazionale, ok? Non sarà il miglior palleggiatore della nostra nazionale, ma Daniel ha delle qualità sia difensive che offensive che per il nostro nucleo sono veramente uniche. Soprattutto ha dimostrato di non aver bisogno di segnare, di caricarsi l'attacco su di sé per poter esprimere il meglio delle sue capacità. È un buon passatore, ruba bene il pallone. È un giocatore che con Spianigiani all'Italia serve come il pane, quindi scavino per Daniel e un saluto a tutti voi. Alla prossima puntata dell'Italia si desta.